Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti e mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Ma tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Cristo Gesù, dal Libro di Cielo, capitoli 10, 11 e 12. Capitolo 10, 10 dicembre del 1903. Continuando il mio stato, mi sentivo un peso sull'anima mia, come se sopra di me gravitasse tutto il mondo per la privazione del benedetto Gesù, e nella mia intensa amarezza facevo quanto più potevo per cercarlo, onde essendo venuto mi ha detto: figlia mia, ogni qualvolta l'anima mi cerca, ricevo una tinta, un lineamento divino ed altrettante volte rinasce in me ed io rinasco in lei. Mentre ciò diceva, stavo pensando a quello che aveva detto, quasi meravigliandomi, dicendo: Signore, che dite? E lui ha soggiunto: Oh, se sapessi la gloria, il gusto che sente tutto il cielo nel ricevere questa nota dalla terra di un'anima che cerca sempre Dio, tutta conforme a loro. Che cos'è la vita dei beati? Chi è che la forma? Questo rinascere continuamente in Dio e Dio in loro. Questo è quel detto che Dio è sempre vecchio e sempre nuovo, né mai si prova stanchezza, perché stanno in continua attitudine di nuova vita in Dio. 17 dicembre del 1903. Continuando il mio solito stato, per pochi istanti ho visto il benedetto Gesù con la croce sulle spalle
nell'atto di incontrarsi con la sua Santissima Madre, ed io gli ho detto: Signore, che cosa fece la vostra madre in questo incontro dolorosissimo? E lui: figlia mia, non fece altro che un atto di adorazione profondissimo e semplicissimo. E siccome l'atto quanto più è semplice, altrettanto è facile ad unirsi con Dio, spirito semplicissimo, perciò in questo atto si infuse in me e continuò ciò che operavo io stesso nel mio interno. E questo mi fu sommamente gradito, più che se mi avesse fatto qualunque altra cosa più grande. Perché il vero spirito di adorazione in questo consiste, che la creatura sperde se stessa e si trova nell'ambiente divino, e adora tutto ciò che opera Dio e con lui si unisce. Credi tu che sia vera adorazione quella della bocca che adora e la mente sta ad altro? Ossia la mente adora e la volontà sta lontana da me? Oppure che una potenza mi adora e le altre stanno tutte disordinate? No, io voglio tutto per me e tutto ciò che le ho dato in me, e questo è l'atto più grande di culto e di adorazione che la creatura può farmi. 21 dicembre del 1903. Questa mattina mi sono trovato fuori di me stesso e guardando nella volta del cielo vi vedevo 7 soli risplendentissimi, ma la forma era diversa dal sole che noi vediamo. Incominciava a forma di croce e andava a finire in punta, e questa punta stava dentro di un cuore. In primo non si vedeva bene perché era tanta la luce di questi soli che non lasciavano vedere chi dentro vi stava. Ma quanto più mi avvicinavo, tanto più si distingueva che dentro ci stava la Regina Mamma. E nel mio interno andavo dicendo: quanto vorrei dirle se volesse che mi sforzassi ad uscire da questo stato senza che aspettassi il sacerdote. In questo mentre mi sono trovata vicino, gliel'ho detto e mi ha risposto un no preciso. Io sono rimasta mortificata da questa risposta. E la Santissima Vergine si è voltata ad una moltitudine di persone che le facevano corona e ha detto: sentite che vuole fare. E tutti hanno detto no, no. Poi avvicinandosi a me, tutta benignità mi ha detto: figlia mia, coraggio nella via del dolore. Vedi, questi 7 soli mi escono da dentro il cuore, sono i 7 miei dolori che mi fruttarono tanta gloria e splendore. Questi soli, frutto dei miei dolori, saettano continuamente il trono della Santissima Trinità. La quale, sentendosi ferita, mi manda 7 canali di grazia continuamente, rendendomi patrona, ed io li dispongo a gloria di tutto il cielo, a sollievo delle anime purganti ed a beneficio di tutti i viatori. Mentre ciò diceva è scomparsa ed io mi sono trovata in me stessa. Bene, cominciamo questi capitoletti che si possono riassumere, ecco, ridando un po' un titolo: l'importanza di cercare il Signore, che cos'è la vera preghiera e il vero spirito di adorazione. Ecco, anche Gesù ne parla nel Vangelo: il Padre cerca i veri adoratori capaci di adorarlo in spirito e verità. E infine una nuova piccola lezione sull'immenso valore per noi figli di Dio della sofferenza sofferta e offerta con amore. Anzitutto, Gesù dice questa bellissima frase: ogni volta l'anima mi cerca riceve una tinta, un lineamento divino, ed altrettante volte rinasce in me ed io rinasco in lei. Ecco, occasionato questa frase, ecco, dal peso che sentiva Luisa per la privazione del benedetto Gesù. Cercate il Signore mentre si fa trovare, si legge nel profeta Isaia, famoso capitolo 55. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di lui, al nostro Dio che largamente perdona. Poi è il capitolo famoso che poi prosegue in: perché le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, eccetera, no? Gesù ha anche detto nel Vangelo: chi chiede ottiene, chi cerca trova, a chi bussa
sarà aperto. Di te ha detto il mio cuore, dice un salmo, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ora, noi sappiamo, fino a quando siamo in questa carne mortale, in questa vita terrena, non dobbiamo mai stancarci di cercare Dio e non dobbiamo mai pensare di averlo già perfettamente trovato, che non abbiamo più niente da sapere, che non abbiamo più niente da comprendere, che non abbiamo più niente da vedere, né tanto mai, ecco, riposare sicuri, tranquilli, beati, tra virgolette, perché non si tratta di beatitudine, meglio sarebbe dire spregiudicati o a volte anche un po' presuntuosi, di conoscerlo, di goderlo, di piacergli, di vivere nella sua grazia. Questo non è possibile qui in questo mondo. E Dio vuole che non ci stanchiamo mai di cercarlo e che anche quando ci sembra, ecco, sapete che fa parte della virtù dell'umiltà anche un certo linguaggio che si usa. Stavo dicendo, e anche quando ci sembra di avere qualche cognizione, qualche conoscenza, tutto quello che noi pensiamo, stiamo sempre molto molto cauti. Io personalmente, più tempo passa, più mi convinco che l'umiltà, tutti lo hanno sempre insegnato, l'umiltà profonda, l'umiltà vera, è una via fondamentale di non solo di vicinanza con Dio, ma anche di possibile salvezza. Perché noi non possiamo essere certi in questo mondo, ma neanche se ci fosse apparso nostro Signore, ecco, e fosse Lui e non qualcun altro, di conoscerlo adeguatamente. Un passo della Sacra Scrittura dice, ma il volere del Signore, ma chi lo può conoscere? Noi desideriamo entrare nella Divina Volontà, ci sforziamo di entrare nella Divina Volontà, e Gesù vede, cioè, sempre il cuore, no? Se noi facciamo veramente quello che conosciamo essere necessario per, ecco, però noi non possiamo essere certi che oltre che a quello che conosciamo non ci sia qualcos'altro, tutt'altro sicuramente c'è, è che noi non lo vediamo o magari non lo vogliamo vedere per qualcuno di quei bruttissimi, purtroppo, figli e fratelli miei cari, meccanismi che partono dentro il nostro cuore, modi di difesa, come dire, oscuramenti volontari dell'intelletto e tante altre situazioni. È davvero brutto vedere anime così sicure, certe, d'accordo, risolute, nel senso, le anime risolute sono gradite al Signore, bisogna vedere in che senso, no? Cioè, quelli che partono come treni, che sono sicuri, che vanno tranquilli, ma senza neanche, come dire, porsi, cioè, io ricordo, grandi santi, insomma, grandi personaggi, insomma, della Chiesa hanno sempre proceduto, e anche grandi maestri e conoscitori di Dio, e ogni tanto dubitavano, cioè, ma anche i grandi, tipo un Padre Pio, tipo un San Francesco, insomma, no, non gente di basso calibro. Allora, cercare e non cercare un qualcuno di cui abbiamo un'immagine già precostituita, quindi io già so quello che devo trovare e quindi che lo cerco a fare, ma cercare il Signore, cercare il volto di Dio nello spirito di apertura, nella consapevolezza che siamo sempre profondamente ignoranti in senso etimologico di Dio,
e di quello che vuole. Cioè, Dio è sempre vecchio e sempre nuovo. Questa è una frase, Gesù chiosa, una frase famosa di Sant'Agostino, no? Il detto tardito amato, bellezza tanto antica e sempre nuova, no? E qui Gesù certamente parla di, si rivolge ad un'anima che già un pochino lo conosce e che continuando però a tendere a lui, ad anelare, a cercarlo, ad invocarlo in questo bellissimo rapporto tra creatore e creatura, tra la creatura che percepisce il fatto di essere sempre enormemente al di qua, lontano, non può adeguare il creatore, e Dio però si compiace proprio di questa piccolezza riconosciuta da parte della creatura e di questa sua tensione continua, no? Vissuta in quella serenità pacifica, in quell'umiltà serena del cuore che mette al riparo, ecco, da brutte sorprese. Io generalmente ho imparato a molto diffidare delle persone troppo sicure di sé, troppo, ripeto, convinte della bontà di quello che pensano, di quello che dicono, di quello che fanno, non aperte al dialogo, all'autocritica, al mettersi in discussione, ma via, vanno avanti come bulldozer, come carri armati, senza guardare in faccia a nessuno, senza ascoltare nessuno, senza farsi, ne ho già parlato nei giorni scorsi, insomma, la famosa, in qualche catechesi, in qualche meditazione, la famosa domanda: calma, calma, ma siamo sicuri che tutto quello che penso, anche di Dio, anche delle cose da fare, sia perfettamente conforme ai suoi voleri, che sto camminando, ma chi, cioè, ma secondo te, chi può rispondere positivamente a cuor leggero a questa domanda? Chi? Chi può farlo? Nessuno. E questo è il fondamento della nostra cautela, ma è anche il fondamento della nostra gioia, perché Dio, ad una creatura che ha queste disposizioni, continua a comunicare sé, i propri voleri, le proprie luci, gli fa vedere i difetti, gli sbagli, in modo tale che ci lavori, si converta, cresca. Ecco. Cioè, chi vive questo tipo di bel rapporto con il Signore, quindi, che sente anche, come dire, le risonanze interiori di grazia e di pace che questo produce, capirà bene, ecco, a che cosa vuole assumere Gesù, e anche quello che, insomma, sto cercando di intendere meditandoci sopra. Un'altra cosa, il vero spirito di adorazione, l'incontro tra Gesù e la Madonna sulla Via Dolorosa. Cosa ha fatto la Madonna? Un atto di adorazione. L'ora della passione ci dicono avrebbe voluto fare chissà che cosa, parlare, abbracciare, baciare. Non fu possibile. E tra l'altro avrebbe anche magari potuto essere doloroso, no? Cioè, tu abbracci Gesù che è tutta una piaga, certo, l'abbraccio della Madonna vale anche i dolori delle piaghe, secondo me, no? Anche la gioia, però sicuramente sarebbe stato un altro dolore per il figlio, non sarebbe stato un abbraccio sereno, no? Eppure, che cosa ha fatto la grande, la grandissima e sempre Vergine Maria? Fece un atto di adorazione profondissimo e semplicissimo. Che cosa ha adorato? Anzitutto ha adorato Gesù, poi ha adorato i divini voleri, che volevano che Gesù fosse ridotto in quel modo, senza opporvisi. Vedete, questo non è un atto interiore, cioè, anche qui, cioè, noi molte volte, questo Gesù ce lo dice nel Vangelo, trasportiamo nella preghiera la nostra convinzione che dobbiamo parlare, quasi come se a Dio non gliela dicessimo una cosa e lui non la sappia. Dio conosce le intenzioni profonde del nostro cuore, cioè, sto davanti a Gesù Eucaristia al tabernacolo, ma basta uno sguardo, no? Chi di noi ha mai pensato a fare uno sguardo d'amore
a Gesù questo uno sguardo, o anche un pensiero di un'intenzione, cioè, per esempio, avere un'immagine sacra in casa, no? Non è soltanto un aiuto perché c'è, come dire, ci ravviva il ricordo di Gesù, di Maria, del Sacro Cuore, di un santo, di quello che uno vuole, no? Ma è anche un modo per dargli uno sguardo d'amore. Con uno sguardo non si dice nulla, ma scusate, ma due innamorati che fanno? Parlano soltanto? Cioè, adesso non vorrei, insomma, essere... ma, cioè, i rapporti con il Signore sono modulati, ovviamente su frequenze soprannaturali, ma in maniera certamente molto più sublime, molto superiore, ma analoga a quello che è l'amore, per esempio, tra due innamorati. Due innamorati si amano di più di tutti quando non parlano, quando si baciano, quando si accarezzano, quando si coccolano, e quando si guardano dicendosi tante cose che non si dicono a parole. Credi tu che la vera adorazione sia quella in cui la bocca adora e la mente sta, pensa ad altro, dice Gesù, ma quanto mai? Oppure una potenza mi adora e le altre stanno tutte disordinate, ma no, no, io voglio tutto per me e questo è l'atto più grande di tutto, di adorazione che la creatura può fare e tutto ciò che le ho dato lo voglio in me. Attenzione a questi termini tutto, eh? Quindi l'adorazione significa darsi tutto, riconoscere a Dio e a Gesù la padronanza su tutto, rioffrirgliela, eccetera. Gesto semplicissimo a dirsi, meno semplice a farsi, senza parole e meno semplice ancora a tradursi poi in atto, quando Gesù dice il monte Garizim, il monte di Gerusalemme, ma io voglio, il Padre cerca adoratori in spirito e verità, cioè gente che lo adora veramente, che lo adora nel cuore, lo adora nella mente, lo adora nella vita, quindi tutta la sua vita è un canto di adorazione a Dio che mette sempre Dio al primo posto. Proprio stamattina Papa Francesco, ho sentito, parlando del primo comandamento, parlava degli idoli, cioè ma che te adori Dio se c'è un sacco di idoli dentro il tuo cuore? Idoli che, attenzione, cioè non sono soltanto i classici idoli delle 3S, sesso, soldi e successo. L'idolo può essere te stesso, può essere, come dire, la tua arroganza, la tua superbia, una cosa a cui attaccato, tante piccolissime schiavitù attraverso cui il demonio ci lega, sono un groviglio inestricabile, no? Dipendenze psicologiche, fissazioni, tic, cioè dove sono cose in cui noi non stiamo dando culto a Dio, non lo stiamo mettendo al primo posto, ha voglia a fare gli esami di coscienza qui, no? Ecco, e non è che questo qui si supplisce col fatto che tu vai all'ora santa o all'adorazione in chiesa, ti metti in ginocchio, prendi il librettino, biascichi qualche parolina precostituita con la capoccia altrove e poi sei uscito e tu hai adorato il Signore, ma quanto mai? Gesù lo spiega, cioè due parole dette con la mente che pensa ad altro, questo sarebbe adorarmi. Comincia a permettere al Signore di farti luce e di farteli vedere tutti quanti i tuoi idoli, d'accordo? E di farti vedere con i suoi occhi, soprattutto far cadere l'idolo, il mostro, il Golia, noi stessi, che è sempre una brutta bestia. E poi ancora qui una conclusione sul valore dei dolori, no? Abbiamo visto, credo sabato scorso, ecco, la Madonna più avanti fare una bella lezione insieme a Gesù sulle famose 7 spade, cioè altro che 7 spade, sono milioni di spade che hanno trafitto il suo cuore, no? Certamente il numero simbolico sono i 7 dolori della Madonna, no? Abbiamo già visto in quella sede che 7 è il numero della perfezione, quindi vuol dire che la Madonna ha sofferto perfettamente in tutto e per tutto. Ecco, qui l'occasione di questa lezione della Madonna dice: guarda che i miei dolori mi hanno fruttato tanto,
cioè gloria e splendore, non solo a me, quindi andremo molto in alto in cielo, se accogliamo con amore tutte quante le croci che il Signore ci manda, perché la gloria si conquista con i gioielli e con le corone tempestate dei diamanti del soffrire per amore di Dio. Non ci sono altre vie per entrare in paradiso. E quanto più quella sofferenza di tutti quanti i tipi, quindi sofferenze non solo fisiche, sofferenze morali, le sofferenze spirituali, le sofferenze che colpiscono il nostro onore, le sofferenze che colpiscono la buona fama, le chiacchiere che possono essere fatte, le critiche, le calunnie, i giudizi, le persecuzioni, tutto quanto, no? Tutto. Concorre a formare la nostra gloria. Poi gli spiega anche, ma non solo la nostra gloria, questi dolori saettano continuamente presso la Santissima Trinità e da questi ne escono 7 canali di grazia, cioè perfezione della grazia, quindi grazie per tutto e per tutti. E queste grazie partono alcune verso la gloria di tutto il cielo, aumentano la gloria dei beati, altre sollevano quelle purganti e altri vanno a beneficio di tutti quanti i viatori. Qui ci sono i tre stati, diciamo così, della Chiesa, no? La Chiesa militante, la Chiesa burgante e la Chiesa trionfante, d'accordo? Oppure la Chiesa, come lo preferisce, la Chiesa peregrinante, la Chiesa che si purifica e la Chiesa che gode, insomma, terra, purgatorio e paradiso, ecco, chiamiamoli come vogliamo, insomma, l'importante è che siano chiare queste cose qui, no? Ma tutte queste grazie di cui la Madonna è canale, perché l'autore della grazia è Dio, ma passano attraverso i canali del suo cuore immacolato, da cosa vengono? Dai suoi dolori. Quindi è una mortificazione per Luisa non poter uscire dal suo solito stato senza sacerdote? Sì, è più tiettera, mi sta dicendo la Madonna, tiettera, perché da questa cosa escono grazie. Quindi quando il Signore ci mette lui in condizione di soffrire, attenzione, perché molte volte sono gli uomini che si vanno a cacciare in un mare di guai. Per cui non è proprio il Signore che ci ha messi, quindi c'è la volontà permissiva di Dio, ecco, non una volontà intenzionale. Quando una sofferenza non viene dalla nostra volontà, tra l'altro magari c'è i crismi e le caratteristiche dell'essere una sofferenza ingiusta o irragionevole, pensiamo a questa cosa di Luisa, lì possiamo stare tranquillissimi. Che se l'accogliamo e l'offriamo per amore di Dio, grandi sono i frutti che senza dubbio produrrà. Al termine di questa meditazione, o Santa Vergine Maria, come non chiederti la grazia, ecco, di aiutarci a mantenere sempre nel cuore lo spirito di profonda umiltà che ci porti a cercare sempre il Signore senza avere mai la presunzione di poterlo possedere o di averlo inequivocabilmente, ecco, trovato. Lo spirito di vera adorazione, ecco, lo spirito di adorazione appunto in spirito e verità, come insegnava Gesù, adorarlo con uno sguardo, con un pensiero, con la vita, prima che con gesti esteriori, esterni, formali e a volte anche distratti di adorazione, ricordando sempre il valore estremamente salvifico e benefico di ogni croce portata con Lui e per amore di Lui. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.